Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la borsa realizzata da Manfrotto. Parliamo di una borsa imbottita, di una sacca in grado quindi di accogliere al suo interno il vostro treppiede, il vostro monopiede, la vostra attrezzatura, comunque rientrante nella fascia media appunto come grandezza, proprio perché in questo caso la tripod bag in questione, quindi nata espressamente per i cavalletti, è nell'estensione da 80 cm, imbottita, quindi potete mettere al suo interno anche i cavalletti di pregio, poiché appunto verranno protetti da eventuali urti o da un eventuale trasporto sportivo. Sia chiaro che non è un guscio rigido, quindi comunque andate a prestare quel minimo di attenzione che quando il materiale è di qualità, secondo me, gli si dovrebbe insomma, dedicare. In ogni modo, la dimensione appunto in questo caso è da 80 cm, quindi accoglie tutti i cavalletti dalla fascia media a scendere come grandezza, come altezza. Per quanto riguarda altre borse sempre di questa famiglia, esistono altri tagli. Esiste anche nel taglio da 100 che vedremo a breve, è in grado quindi di accogliere cavalletti alti, quindi fino a un metro per capirci. La differenza rispetto a questo modello è che è in grado di accogliere anche quelle teste particolarmente voluminose, generalmente sono teste dedicate all'ambito video perché sono per esempio ricche di accessori. Mi viene in mente per esempio la maniglia che vi permette appunto di fare un'eventuale panoramica. Nel momento in cui decidete quindi di fare il vostro pan dell'immagine, avete questa maniglia che vi aiuta per minimizzare le vibrazioni. Quindi sono teste voluminose e quindi necessitano appunto di un maggior volume. Per quei cavalletti è consigliata appunto almeno la soluzione da 100. Ad oggi in catalogo esiste anche quella da 120. Non è escluso che in futuro comunque escano nuovi modelli, nuovi tagli, nuove dimensioni, magari più o meno variate. È ovvio che queste dimensioni vadano a variarsi solo nel momento in cui c'è un'introduzione nuova all'interno del catalogo Manfrotto. Al momento quindi vediamo cos'è incluso all'interno di questa sacca da 80 cm. Come vedete è interamente incelofanata. Cerchiamo ora di zoomare il più vicino possibile così da farvi apprezzare i dettagli del caso. Abbiamo la parte posteriore, come vedete abbiamo il supporto regolabile, come vedete è sdoppiato in modo tale da poterlo appunto gestire in maniera molto agevole e molto comoda attraverso la tradizionale regolazione a fibbia. Come vedete quindi abbiamo un'ottima fattura, per esempio notate anche la pulizia delle cuciture. Dando appunto un'occhiata rapida, al momento l'abbiamo appena spacchettato, come avete visto, quindi stiamo dando un'occhiata live direttamente pure noi. Come vedete la pulizia appunto dell'insieme è decisamente valida. Nella parte posteriore poi troviamo, vediamo di farvelo apprezzare, anche una maniglia comoda. Vedete, si trova al termine della nostra confezione. La vostra confezione poi è spessa circa un centimetro come imbottitura, quindi avete una buona protezione, ovviamente logo Manfrotto in bella vista, cerniera in rilievo come colore, l'imbottitura al tatto come consistenza, devo essere sincero, è molto interessante. La parte superiore poi, vediamo di farvela apprezzare al meglio, la parte superiore poi fa da tappo, così appunto da riportare il logo Manfrotto e quindi proteggere la vostra testa. Vedete anche in questo caso, cerchiamo di portarci più vicino possibile con la visione della camera, vedete che la pulizia d'insieme è decisamente valida. In questo caso direi che ci sono anche un paio di centimetri come protezione appunto di imbottitura del tappo.
Vediamo quindi la bontà. Riesce ad essere espressa con facilità da tutto l'insieme in questione. Andiamo ora ad aprire completamente la borsa. Come vedete, quindi avete una sorta di culla, avete anche un paio di silica gel che appunto mostrano la cura nell'assemblare appunto questa borsa. Vediamo ora di allargarvi l'immagine così da farvela apprezzare nel suo insieme. Vedete quindi che la capacità di accogliere il vostro treppiede è assolutamente garantita, quindi voi potete inserire il vostro treppiede in questo verso. Visto lo spazio a disposizione, se avete per esempio treppiedi compatti, per esempio mi viene in mente il Compact Series che stiamo utilizzando in questo istante, è un terminale d'accesso alla gamma fotovideo, quindi parliamo di un elemento da una cinquantina di euro, quello che proprio stiamo utilizzando in questo momento sotto la camera, e in questo modo all'interno della sacca in questione, oltre al tripode in questione, riuscite poi anche a posizionare per esempio un sacchetto per trasporto, una confezione antiurto anche in quel caso, probabilmente per esempio camere compatte. Siete degli appassionati, volete portarvi appresso il treppiede in maniera protetta, volete portarvi appresso anche la camera, in questo modo riuscite a inserire camera e treppiede nella stessa sacca. Quindi questo diventa utile anche per esempio per racchiudere all'interno della stessa soluzione più elementi da trasportare. La demo termina così, non c'è altro da mostrarvi. Io quindi con l'unboxing ho terminato, vi renderemo disponibile una galleria fotografica, dopodiché appunto metteremo un attimo in funzione, proveremo come funziona, quanto è comoda questa sacca e come sempre arriveremo poi a pubblicare una recensione finale. Vi invito per questo a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito anche a seguirci attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online. Un saluto a presto da Giuseppe Ragazzino.